Taglio del nastro questa mattina ai giardini di Procchio nel comune di Marciana per l'inaugurazione del primo appuntamento con il mercato contadino firmato Slow Food. Il quarto mercato del genere mai sorto in Toscana raccoglie le prelibatezze della terra e del mare delle isole dell'arcipelago. Pesce, frutta, verdure, ma anche olio, vino, conserve e prodotti dolciari che rispettano gusto e tradizione. Tutto rigorosamente di qualità, secondo la filosofia Slow. Una novità assoluta per l'Isola d'Elba, voluta dal comune di Marciana e Capraia Isola, che ha trovato il pieno sostegno della regione toscana. E il fatto che si vada alla realizzazione del quarto mercato della terra in Toscana gestito da Slow Food significa che anche i territori che possono essere considerati più difficili meritano e sicuramente hanno un'attenzione particolare da parte della nostra associazione. Si va verso la valorizzazione proprio di quelle che sono le peculiarità del territorio insulare. Sicuramente, l'Elba ha una storia di agricoltura che con lo sviluppo economico si è modificata. Sappiamo sicuramente che c'è un'attenzione e un interesse da parte di quei piccoli produttori che io chiamo agricoltori eroici per fare in modo che all'Elba, oltre a trovare il bel paesaggio, il bel mare, si trovino anche prodotti buoni, puliti e giusti, e l'intenzione c'è e c'è soprattutto la volontà da parte delle amministrazioni. L'esperimento dovrà andare avanti e si punta ad un appuntamento settimanale con le produzioni del territorio. Sì, siamo contenti di questa manifestazione, di questa inaugurazione, perché vedere il sogno realizzato, stamani si vede sul territorio quello che era il sogno dell'amministrazione, cercare di creare un mercato solo e esclusivamente di prodotti locali, di dare spazio alle grandi opportunità che abbiamo sul nostro territorio e di sfruttare questo parco, questo magnifico parco che durante l'estate è stato ristrutturato. Noi speriamo che oggi sia l'inizio di un grande percorso che ci porti alla vera valorizzazione dei prodotti locali. È un esempio di come si può dare una spinta, una spinta di far vedere a chi arriva sulla nostra Elba cosa siamo capaci di fare, cosa possiamo fare, cosa in effetti non abbiamo niente da imparare. Slow Food è da sempre una garanzia per l'Elba e per le sue produzioni, ma che cosa ci consiglia Carlo Eugeni? Che cosa dobbiamo assaggiare e degustare in questa giornata? Beh, un po' tutto. Qui non si può fare discriminazioni, questo non è un mercato dove si fa della speculazione, questo è un mercato dove si danno prodotti sani, genuini, giusti e soprattutto si preserva il territorio. Quale ricetta in questo 19 agosto consigliamo ai nostri visitatori? Bene, si sente dire un po' da tutti che l'Elba è molto cara, che l'Elba è così e l'Elba è cos'ha. Beh, cominciamo a svegliarci anche noi. Si va alla pescheria di Marina di Campo, per esempio, dei pescatori che sono qui al mercato. Si comprano degli sgomberi che non costano quasi niente. Si puliscano, si diliscano, si usa un buon olio dell'Elba, si condiscano e con 1,50 euro addirittura si fa un bel piatto. Si mangia bene e si sta bene.